parole che definiscono un po' la mia vita potrebbero essere tante. La prima è sicuramente indisciplinarietà, il senso della transettorialità, del superare la distinzione tra le arti, la danza, il teatro, le arti visive, la musica. E da lì nasce Indisciplinarte, che è la società che nel 2006, a soli 27 anni, fondo per sfidare il mondo dell'imprenditoria. E dopo tanti anni l'imprenditoria femminile in Italia è diventata una vera forza, soprattutto nel campo delle industrie culturali e creative, ma allora, all'inizio degli anni 2000, era veramente una cosa molto rara. Pensare di poter cambiare l'arte, la cultura italiana, la tradizione culturale italiana da una piccola città di periferia per poi arrivare a lavorare su tutto il territorio nazionale con un respiro internazionale era sicuramente un'utopia quando ho iniziato. Ed è stato possibile solamente grazie alle alleanze che nel corso del tempo ho creato. Penso che sia una capacità tutta italiana quella di lavorare in gruppo, quella dei gruppi creativi, quella dell'essere in grado di costruire comunità di intelligenza collettiva che possano rischiare insieme. Non c'è impresa culturale e creativa italiana se non c'è impresa culturale e creativa internazionale. Vuol dire conoscere la cultura dei territori, vuol dire conoscere la lingua, l'energia che le nostre città, le periferie riescono a raccontare e quindi la storia che attraverso l'arte contemporanea italiana riusciamo a portare all'estero è una storia tutta italiana, ma che sa parlare al mondo, perché il mondo sa parlare locale e globale allo stesso tempo. Quindi a partire da Caos a Terni, per passare alla manifattura tabacchi di Cagliari, per arrivare oggi dove sono, a base Milano, all'interno del grande polo dell'ex Ansaldo, grande polo di archeologia industriale, per dimostrare che la cultura e l'arte contemporanea in Italia possono assolutamente competere con la grandissima tradizione dei beni culturali. Quello che ho imparato nel tempo è che il compromesso, la negoziazione, la diplomazia sono fondamentali, ma che a un certo punto bisogna sapere da che parte stare. E se si vuole fare imprenditoria nelle industrie culturali e creative, si deve stare dalla parte degli artisti.